Presentato a Palazzo San Giacomo il progetto europeo EMINC, Engaging Men in Nurturing Care, cofinanziato dalla Oak Foundation International, che ha l'obiettivo di promuovere il coinvolgimento dei padri nella crescita dei figli, in particolar modo nelle cure e nell'educazione dei bambini, dal periodo prenatale fino ai primi 1000 giorni di vita. La figura del papà, che abbiamo scoperto essere molto importante, soprattutto perché può ingaggiarsi personalmente con delle attività con il proprio bambino, attività di cura, di accudimento, di stimolazione, di lettura, di giochi fatti assieme, perché questo è una cosa che il bambino ricorderà. E pensate che il congedo dal lavoro al momento è per il papà 10 giorni, per la mamma 150 giorni. E noi proveremo con questo progetto che comincerà a Napoli, a Lisbona e a Barcellona, quindi tre grandi città, a coinvolgere i papà già dalla nascita di un bambino. È importante avere il supporto delle istituzioni, avere il riconoscimento di questa genitorialità. Oggi le famiglie sono diverse, sono cambiate, c'è bisogno di considerare gli uomini, i padri, allo stesso valore delle madri, perché abbiamo bisogno di fortificare la famiglia, e questo lo possiamo fare solo se diamo ad entrambi la stessa importanza e le stesse risposte dal punto di vista sociale e istituzionale. L'iniziativa di oggi è particolarmente importante perché focalizza l'attenzione sul ruolo dei padri nei primi 1000 giorni. Questo progetto europeo ci consente di focalizzarci attraverso la competenza di molti esperti proprio su questa dimensione.